Hanno sistemato questo cesto sul un davanzale, probabilmente in travertino. Guarda che bella, eh? Mi fiori piacciono sempre, poi fiori in vivo. Vi arrivano a casa con le cornici che vedete. Vi arrivano a casa con le cornici che vedete. Se vi piace un attimino il soggetto, scrivete il numerino. Ogni opera è numerata, prendete come riferimento il numerino perché poi è difficile ricordarsele tutte, i soggetti anche. Opera numero 4. È l'unico paesaggio vero, ecco, questo è un soggetto che non ha né cavalli né personaggi, perché tutti i soggetti di Gonzaga hanno quasi tutti i cavalli, a parte ovviamente le nature morte, di fiori o di funghi che stanno più avanti. Questo è proprio un bel paesaggio, probabilmente lombardo, della zona in cui lui viveva. Bosco con casolare rosso. Serigrafia polimaterica 50x70, davvero di grande qualità, molto tranquillo, sempre compreso in questa meravigliosa promozione. Numero 5, l'are muda. E qui abbiamo personaggi che sono i butteri e i cavalli, questa reunion di cavalli detta are muda davanti al mare, gli schizzi dell'acqua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cavalli. Tutti di manto diverso, con questi butteri dal manto rosso che li conducono sulla riva del mare verso una meta prestabilita. Serigrafia polimaterica 50x70, titolo L'are muta. Questo è un quadro di grande effetto, un'opera di grande effetto di Gonzaga, da non perdere, da inserire sicuramente in una scelta di almeno 3, ma anche 4-5. Al numero 6 abbiamo Natura silente in prossimità del mare. Praticamente ha creato una natura morta a base di funghi e ricci con le castagne, e poi c'è il mare sullo sfondo, un paesaggio marino. È una creazione, eh? Le opere che Natura Silente la definiva De Chirico, Giorgio De Chirico le definiva Nature Silenti, e lui, siccome era molto amico di Giorgio De Chirico, ha definito quest'opera Natura Silente davanti al mare, in prossimità del mare. Serigrafia polimaterica 50x70. Incorniciata così come la vedi a casa tua, insieme ad altre tre opere a 390 euro. È la promozione dell'anno 2022. È la promozione più incredibile di quest'anno 2022. Al numero 7 abbiamo omaggio a Giorgio De Chirico, il corsiero col drappo giallo. Questa razza di cavallo si chiama corsiero, che lui molto spesso realizzava, l'ha realizzato in riva al mare con i templi greci che ricordano appunto la nazionalità di Giorgio De Chirico. Giorgio De Chirico era greco di origine, no? Straordinariamente bella quest'opera, 50x70, serigrafia polimaterica su tela, Giovan Francesco Gonzaga. Questo è omaggio a De Chirico, a Giorgio De Chirico, corsiero col drappo giallo. Opera numero 7 della scaletta di oggi. Al numero 8, particolarissimo, il buttero all'interno di una barca, aggiungo io, su un fiume o un torrente, è più un fiume, eh? Sta trasportando questo cavallo all'interno di una barca, eh? Barcone enorme, perché pensate quanto pesa un cavallo, se non fosse un super barcone sarebbe affondato. È un'idea, è un effetto, eh? È un effetto visivo. Di queste ce n'è pochissimo, un soggetto che è andato proprio esaurito nelle prime trasmissioni. Quindi, opera numero 8, buttero sulla barca, serigrafia polimaterica del maestro Giovan Francesco Gonzaga. Andiamo pure al 9, dove troviamo protagonisti due corsieri al tramonto. Che stanno, io non voglio dire lottando, stanno giocherellando, eh? I cavalli sono di una sensibilità, di una bellezza, di una maestosità. Gonzaga li adorava i cavalli, veramente, eh? Infatti, vedete che ogni soggetto ha dei cavalli, ripeto, senza cavalli sono le due nature morte, e il paesaggio e il gallo che troviamo più avanti. E alla corrida c'è il cavallo, quindi, e il mare. Sono quattro soggetti su 22 senza cavalli o personaggi. Quattro soggetti su 22 che non hanno i cavalli, quindi il cavallo, anzi cinque, perché c'è anche il nudo di donna, non l'avevo visto. Allora, andiamo a rivedere questo soggetto numero 9, Corsieri al tramonto, serigrafia 50x70,
sempre del maestro Giovan Francesco Gonzaga. Al numero 10, Nudo di donna. Nudo di donna, 50 cm per 70, serigrafia polimaterica di grande qualità, un'immagine davvero straordinaria. Il nudo, insomma, oggi come oggi, siamo ormai nel 2022, in televisione, insomma, si vede ben altro. Non è che un nudo di donna, credo, non scandalizzi ormai più nessuno. E quindi è parte integrante dell'arte anche nel 600, nel 700. I pittori di un tempo hanno sempre realizzato nudi, i nudi botticelliani, no? Quindi opera numero 10, Nudo di donna, serigrafia polimaterica del maestro Giovan Francesco Gonzaga. Signori, non perdete questa chance, non dite poi ci penso, adesso vedo. Fatevi sentire immediatamente, confermate, a vedere a casa, non ci perdete nulla. Numero 11, numero 11, Incontro a Tangeri, bellissima opera con questi cavalieri berberi. Io ho detto prima arabi, ma adesso mi è venuto in mente che si chiamano cavalieri berberi, i famosi berberi, non arabi, arabi sì, ma berberi, insomma. Veramente straordinario e bello vedere i tre manti dei cavalli diversi, marrone, bianco e nero. Era attento anche a questi dettagli per dare maggior contrasto alle sue opere. Questo è un soggetto meraviglioso del maestro Giovan Francesco Gonzaga, Incontro a Tangeri, serigrafia polimaterica 50x70, opera numero 11 della scaletta di oggi. Al numero 12, Cosacchi nella steppa. Il silenzio della neve, il silenzio della steppa, e questi due cosacchi alla resta si sono fermati per vedere un attimino come vanno, che cosa fare. Particolarissimo, un'opera che lascia pensare, soprattutto ahimè in un momento come questo. Serigrafia polimaterica 50 cm per 70. Cosacchi nella steppa, opera numero 12 della scaletta di oggi. Siamo al centro della sala, abbiamo le opere verticali, quindi non 50-70 ma 70-50. Ancora qui protagonisti soldati e cavalli. Soldati e cavalli, una scena di battaglia del 7° battaglione Savoia, probabilmente. Serigrafia polimaterica 70x50, grande movimento in quest'opera, ahimè. Sono precipitate a terra cavallo e cavaliere, tesoro mio, era anche il trombettista tra l'altro, perché ha la tromba, e quello che suonava la carica è stato colpito e precipitato a terra. 70x50, serigrafia polimaterica di Giovan Francesco Gonzaga, opera numero 13, scena di battaglia del 7° battaglione. Opera numero 14, ancora un verticale 70-50, certamente molto più tranquilla dell'altra. Ritroviamo il tema dei butteri, maremmani, quindi butteri in un paesaggio innevato, il freddo di un inverno, di un bosco innevato. Loro passeggiano coperti da un sontuoso mantello rosso bordeaux, il cappellaccio, il cappello in testa sempre, il bastone per far camminare i cavalli. Dolcemente, ci mancherebbe. Serigrafia polimaterica 70 cm per 50, lui era il grande Giovan Francesco Gonzaga. Fino a esaurimento scorte varrà questa promozione. Il consiglio che vi dà Gianfranco: approfittatene. Opera numero 15, Il Gallo. Ecco un'altra opera che non c'è né cavalli né personaggi, ma il protagonista è questo fierissimo gallo, fatto in una maniera divina, devo dire, divina, divina, divina. È un gallo in primo piano davanti a un paesaggio che sullo sfondo del quale credo ci sia il mare, voglia rappresentare il mare, l'azzurro che c'è più chiaro in questo settore, e poi l'azzurro più scuro è il cielo, sono anche delle case in prossimità. Però il protagonista è questo gallo dal piumaggio variopinto e una cresta rossa, 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 rossa. Serigrafia polimaterica di Giovan Francesco Gonzaga, opera numero 15, anche questa può essere compresa nelle tre opere che andrai a scegliere, quindi tre soggetti che abbiamo appena visto, a tua scelta,
a 390 euro, una promozione che non ha veramente precedenti. Mi stanno dicendo le ragazze al centralino che non si riescono più a prendere le prenotazioni e c'è qualche soggetto che ne sono rimasti un paio sole. Mi sta comunicando qui il direttore a gesti, chiaramente. Opera numero 16, la corrida, l'unico soggetto non rettangolare ma quadrato, perché è un 60x60 che rappresenta questa manifestazione che io non ammetto, non approvo assolutamente, che però ha avuto tanto successo in passato. Adesso anche in Spagna credo se ne facciano più poche, non si facciano più, sia stata credo proibita, perché è la mattanza di un toro, poverino. È 60x60, serigrafia polimaterica di Giovan Francesco Gonzaga, certamente da non perdere, certamente da non perdere. Guardate che favola, 60, la cornice che vedi ti arriva a casa, ripeto, non state pagando le cornici, una cornice come questa costa più di 390 euro oggi, credetemi. Voi a 390 avete tre opere a scelta e anche la serigrafia all'interno. Signori miei, se non è promozione questa, se non è regalo questo, ditemi voi cos'è un regalo. Numero 17, troviamo Lussaro con lo stendardo, aggiungo io, di giallo vestito, lo stendardo è blu, il cavallo in resta, mamma mia ragazzi miei, che fierezza, serigrafia polimaterica 70x50, opera numero 17 della scaletta di oggi, da non perdere senza la benché minima, ombra del dubbio. Oh, nonostante, cioè, a parte il prezzo piccolo, c'è comunque ogni opera accompagnata dal regolare certificato di autenticità di Aurora Arte. Sono tutte opere che il nostro amato, compianto Giacomo Chiossone comprò anni fa, nell'anno 2004, 2005, 2006, e mise da parte, perché dice comunque gli piaceva Gonzaga come pittore. E oggi il mondo è cambiato tutto, noi le stiamo veramente regalando. È un'occasione stratosferica, è un'occasione fantastica. Opera numero 17, Lussaro con lo stendardo, 70 cm per 50, serigrafia polimaterica su tela, è il soggetto di oggi, il numero 17. Al 18 troviamo ovviamente l'ultimo verticale, che è il buttero alla beverata, il buttero a cavallo che sta facendo ristorare, sta facendo bere il suo amato cavallo. Un'opera molto, molto tranquilla, bella, si intravede un paesaggio certamente toscano dietro, insomma un bel pezzo, 70x50, l'opera numero 18 è il buttero alla beverata, grandi, grandi occasioni. Molto bella la Marina al numero 19, il vento di Maestrale, il titolo dell'opera, ripeto, molte di queste opere sono anche pubblicate su un catalogo che esisteva nel 2004-2005 del maestro Giovan Francesco Gonzaga, quindi molte sono anche pubblicate, la produzione è di quegli anni, 2004-2005, di tutti i soggetti, quindi serigrafia polimaterica, 50x70, il vento di Maestrale, anche qui mi dicono che sono quasi finite, uno dei soggetti che è stato più confermato, insieme anche all'incontro a Tangeri, dimmi, e insieme ai funghi, alla natura silente. Poi la corrida, ma pensa a te, io avrei detto invece la corrida sta avendo grande appeal, grande interesse. Molto bene, non abbiamo finito, quindi l'opera numero 19, il vento di Maestrale, serigrafia polimaterica,